Besson, numero uno del mondo dei rally, sposato con la dolce Lisa e padre di due bei bambini, si è innamorato di Fabrizia, una giovane e spregiudicata giornalista sportiva. Stefano, fratello minore di Marco e anche lui pilota di rally, è in continua competizione col fratello. Lo invidia per la sua fortuna e lo disapprova per il comportamento nei riguardi della moglie, della quale a sua volta è innamorato. Quando scopre che è stato Marco a farlo entrare nella sua casa automobilistica, strappa il contratto e abbandona il rally dell'Acropoli. Va da Lisa e le dice che Marco ha un'altra donna. Profondamente ferita, Lisa abbandona Marco portandosi via i bambini. A questo punto la rottura fra Marco e Stefano è definitiva. Marco cerca consolazione fra le braccia di Fabrizia e Stefano, dopo una brutta avventura con dei corridori clandestini, firma un contratto con una casa automobilistica rivale di quella di Marco. Stefano è davvero un grande pilota e alla penultima prova speciale del Rally d'Inghilterra è in testa, mentre Marco è soltanto secondo. Impegnandosi allo spasimo, Marco riesce a rimontare lo svantaggio e raggiunge l'auto di Stefano, che è partito 2 minuti prima di lui. La gara sarebbe ormai finita perché il tempo di Marco è il migliore, ma Marco vuole comunque superare il fratello. In un duello serrato fra le due auto, Stefano rifiuta di dare strada, finché in una curva l'auto di Marco sbanda e finisce in un burrone. Le conseguenze dell'incidente sono molto gravi. Marco ha una lesione alla colonna vertebrale e rischia di perdere l'uso delle gambe. Durante la lunghissima convalescenza, Fabrizia è molto vicina a Marco. Ma un giorno Tiziana scopre che il padre vive con Fabrizia e ne rimane sconvolta. Ciao, grazie, a presto. Di nuovo complimenti per la grazie, serata. Ciao. È stata una serata veramente stupenda. Ti ringrazio. Ci sentiamo presto, sì, certo. Ci organizziamo, ciao. Amore, ciao. Ciao. Ecco l'abominevole uomo delle nevi. Se arrivavi 2 minuti prima, ti presentavo il mio direttore. Lo so. Per questo sono rimasto dov'ero. E dov'eri? Ero al piano di sopra, seduto su un gradino. Ho contato 26 uscite e 38 persone che dicevano: è stata una bella serata. Ah, guarda qua che macello. Ci metterò 3 giorni a ripulire. Quasi dimenticavo. Dobbiamo fare un brindisi. A che cosa? Allo scampato pericolo? No, brindiamo al rally del Portogallo. Domani partiamo. Tu parti, io che c'entro? Lo vuoi sapere perché ho organizzato questa cena stasera? No. E io te lo racconto lo stesso. Allora, ho convinto il direttore a farti lavorare con me. Tu farai il commento tecnico della gara. Perché non mi hai detto niente? Perché? Perché tu mi avresti detto devo pensarci, non lo so, sono indeciso. Insomma, mi avresti fatto un sacco di inutili storie. Allora No, ti sbagli. Avrei detto decisamente di no. Ma perché, si può sapere, scusa? Mi sembra bellissimo. È un modo per stare nel tuo ambiente, no?
Marco, tu ci provi gusto a rimanere tutto il giorno qua dentro? Ma tu mi ci vedi con un microfono in mano? Ma sì, che problema c'è? Io non ci vedo niente di male. Non saresti il primo campione a passare dallo sport al giornalismo. Sai che cosa penso invece? Io penso che tu sia un po' invidioso di tuo fratello, per questo non vuoi venire. Ma tu che ne sai? Ma perché non te ne stai al tuo posto? Guarda che tu non sei mia... Stavi dicendo? Tu non sei mia moglie, vero? Ma che ne so quello che stavo dicendo? Invece lo sai benissimo cosa stavi dicendo, perché è sempre la stessa storia. Lisa, sempre Lisa. Credi che non me ne accorga? Perché non ammetti che pensi solamente a lei? Sì, ci penso, ma non come credi tu. Dopo l'incidente non è neanche venuta a trovarmi, neanche una telefonata. Ci penso con rabbia. Vedi che ti sbagli. È venuta a trovarti. Il giorno dell'incidente era lì in ospedale. Se n'è andata quando ha saputo che eri fuori pericolo. E tu hai parlato con lei? Sì. E ho capito che non sarò io il bastone della tua vecchiaia. Italia, buongiorno. Vorrei prenotare un volo per Lisbona. Allora, Portogallo, 4 prima. Ciak. Al termine della quarta prova della prima giornata, Stefano Besson occupa il quarto posto in classifica, ma sta rimontando. Dopo il ritiro dalle gare del grande campione Marco Besson, suo fratello sembra averne raccolto l'eredità con una guida incisiva, brillante, ma soprattutto coraggiosa. Eccolo al posto di assistenza. Vai, vai, avvicinati. Vai in primo piano. Gli abbiamo preso altri 40 secondi. Domani sei in testa. Vatti. Stai andando bene, no? La macchina risponde. Puoi stare tranquillo. Meglio di così non poteva andare. No, per favore. Stefano, va a riposarti nel motorhome. Dai, su, sbrigati. Mettilo via, non mi piacciono le interviste. Ah, no, non volevo mica farti un'intervista. E allora, quel registratore? No, stavo controllando un pezzo che ho fatto prima. Ero passata per salutarti. Tu hai un modo di guardare. Ce l'hai con me? Ti guardo perché sei molto bella. Grazie. Certo che a volte sei strano. E cosa avrei di strano?
Sì, strano, vedi, non so. Ecco, per esempio, stai bevendo una tazza di caffè e non ti viene neanche in mente di offrirmelo. Prego. Grazie. Ecco il caffè. No, grazie. Scherzavo prima. Senti, ti posso fare una domanda? Sì. Perché non parli con gli altri piloti? Sono gli altri piloti che non mi parlano. Ma non pensi che dopo l'incidente con Marco, non so, forse ti saresti potuto spiegare? Quello che gli altri piloti dicono non mi importa affatto. L'importante è che restino dietro di me. Beh, però non è semplice vivere senza amici. Ci sono abituato. Ciao, Pistone. Ciao, cosa ragazzi, come va? È arrivato Marco. Bene, bene. Come? Sì, sono contento di essere qui. Ciao, Piano. E laggiù, con i suoi amici. Bene, bene, mi sento bene, grazie. Non mi ha detto che sarebbe venuto. Lui ha l'abitudine di fare sorprese. Eh già. Non sembri troppo contenta di vederlo. Che ne sai? Invece sono molto contenta. Però non sembra. Allora me ne vado, eh. Ciao. Dammi la borsa. No, ma che fai? Dammela. No. L'intervista che hai fatto prima, Questo lo tengo io, se non ti dispiace. Che peccato. Poteva essere una bella esclusiva. L'esclusiva già ce l'hai su Marco. Accontentati di lui. Sai, non è detto che non riprenda conto. Quando vuoi. Questa macchina ti aspetta, Marco. Sono contenta che hai cambiato idea. Ciao, Fabrizio. Forza, ragazzi, al lavoro. Non abbiamo tempo da perdere. Ci vediamo dopo. Sì, ciao. Siamo alla seconda giornata del Rally del Portogallo e in questa edizione sta offrendo uno spettacolo eccezionale. Nei primi posti della classifica ci sono 4 piloti racchiusi in soli 8 secondi. Guida la classifica il portoghese Santos, che sta correndo la prima prova speciale. L'americano Stanton lo segue a 2 secondi e Michel Bussier, che è appena partita, a 5 secondi. Stefano Besson è quarto a 8 secondi, ma ieri ha vinto le ultime 3 prove speciali, compiendo una rimonta davvero straordinaria. La tappa odierna quindi promette scintilli. Non fare quella faccia. Tra un po' li metti di nuovo tutti in fila. Ciao. Adesso come sta? Che cosa dice Marco? Ma devo fare ancora degli esami, gli ultimi. Attenzione, attenzione. È arrivata una notizia drammatica dai commissari della prima prova. Ci vediamo all'albergo. Bene, la corsa è stata interrotta. Sono sospese le partenze. La corsa è stata interrotta. Sì, 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 ho capito, capito. Il direttore di gara ci prega di informare i piloti che si trovano qui alla partenza. Che è successo? Santos è finito sul pubblico nella prima prova speciale. Ma ci sono dei feriti? Sì, purtroppo 3 gravi. Ciao, ci vediamo. C'è stato un incidente. C'è stato un incidente nella prima prova speciale. Fortunatamente, le ultime notizie confermano che le 3 persone del pubblico rimaste gravemente ferite sono fuori pericolo. Tuttavia, considerando che questo non è che l'ultimo episodio di una catena che ormai si ripete troppo frequentemente, noi riteniamo che sia nostro dovere rinunciare a questo rally. Ascoltatemi un attimo, vi prego, ascoltatemi. Volevo solo dire alcune cose. Soltanto un minuto, vi prego. Io sono tra i piloti che non sono stati consultati e vorrei esprimere la mia opinione ugualmente. Non sono d'accordo che le macchine oggi sono troppo potenti. Proprio qui in Portogallo, a causa delle forti pendenze delle strade, mi sono trovato molto spesso in difficoltà. E con 50 o 60 cavalli in più avrei corso sicuramente meno rischi. Tu non hai alcun diritto di dire questo. Devi rispettare le decisioni della maggioranza. Io non faccio parte di nessuna associazione piloti
e se voi insistete a non voler correre, domani prenderò il via da solo. Noi rispettiamo le persone che come lei hanno il coraggio delle proprie opinioni. Solo una domanda. E la sua scuderia che l'ha convinta a correre? Io non dipendo da nessuno. Prendo le decisioni da solo. Oggi ci sono stati dei feriti tra il pubblico. Lei non rispetta la gente, non pensa anche a loro. È proprio perché ho rispetto per queste persone che voglio prendere il via. Magari è tutto l'anno che aspettano di assistere a questa corsa. Ha ragione, bisogna correre. Ma bisogna correre. Ma via, vai, che mi faccia. Ti spacco la faccia. Come here. La decisione di continuare la gara, presa da Stefano Besson, ha spaccato il fronte dei piloti. Dopo estenuanti discussioni, tutte le scuderie hanno deciso di correre, rimandando ogni decisione all'assemblea che si terrà a Parigi il mese prossimo. Ormai il Rally del Portogallo ha un solo interesse, la lotta tra Stefano Besson e i suoi più diretti rivali. Ma il giovane pilota italiano, ormai una sicura realtà del rallismo internazionale, ha scatenato un attacco che sta entusiasmando il pubblico. Al termine della seconda giornata, Stefano è a un solo secondo da Mike Stanton, che guida la classifica. Oggi alla conferenza stampa mi sei sembrata un po' troppo comprensiva con Stefano. Mi tiri sulla lampa, per favore? Allora, è all'incontro con le autorità. Ci possiamo andare insieme? O dobbiamo presentarci da soli, uno per volta? È da quando sono arrivato che hai questo tono. Se ti do fastidio, posso anche cambiare stanza. Già, perché va bene dividere la stanza, però davanti ai fotografi mai vicini. Comunque si sa, questo dobbiamo farlo per i tuoi figli. Io non ho intenzione di litigare. Ma se insisti, posso sforzarmi. Guarda che sei tu che stai litigando, non io. Mi sono accorto che non ti fa piacere che io sia venuto qua. Invece no, perché io sono molto contenta che tu sia venuta. Solo che non sopporto quando hai quella faccia. Guarda che io ho questa faccia perché tu hai la tua. Sono pronta. Ci vediamo dopo, allora. Aspetta. Io non vengo al ricevimento e domani parto. Sì, non mi va, mi sento a disagio. Ecco, lo vedi come si è fatto? Io non ce la faccio a starti dietro. No, davvero, guarda. Tu un momento sei di buon umore, poi hai un diavolo per capello. Prima va tutto bene, poi va tutto male. Prima sei triste, poi sei allegro, poi sei di nuovo triste. Insomma, ti ho chiesto io di venire qua e tu mi hai detto che non potevi. Poi dopo vieni e adesso te ne vuoi andare. A questo punto, guarda Marco, io sono stanca. Sì, hai ragione. Anch'io sono stanco. No, non ce l'ho con te. È che forse questa storia non avremmo mai dovuto incominciarla. Hai rivisto tua moglie? Sì. Va bene. Forse è meglio così. Tanto me l'ero immaginato. Comunque non c'è nessun bisogno che tu parta. Ci sono un sacco di stanze in questo albergo. Quattro, tre, due, uno, già! Di quattro fai dritto 300, bene così, Stefano. Siamo all'ultima prova speciale di questa infuocata edizione del Rally del Portogallo, che ormai praticamente non ha più storia. Stefano Besson sta concludendo trionfalmente la sua gara. Il distacco inferto ai suoi inseguitori è ormai incolmabile. Besson è il vincitore del Rally del Portogallo, ma dietro questa vittoria ha tante polemiche e una spaccatura tra piloti e costruttori che sarà molto difficile ricomporre. Pare comunque che alcune case costruttrici siano fermamente intenzionate a chiedere una modifica dei regolamenti, ma sentiamo cosa ne pensa Besson. Avvicinati. Vai Giuseppe, fagli un primo piano.
Togliti dai piedi, rompiscatto. Lasciatemi in pace, non voglio essere ripreso. Ma insomma... Questo vale anche per te. Lasciami in pace. Ti sei fatto male? Come va? Niente, niente. Per me quello è impazzito. Stefano Besson. Sono venuto a chiederti scusa per quello che è successo. Ero molto nervoso. Figurati, non c'è bisogno, capito? Spero che non si sia fatto male il tuo cameraman. No. Vuoi entrare? Perché? Così, per offrirti qualcosa. Un bicchiere d'acqua, ma non nient'altro. Fatto. Ciao. Ciao. Che ci fai nella mia stanza? Ti piacciono le sorprese? Siediti. Posso restare in piedi oppure ti arrabbi? Siediti, voglio guardarti negli occhi. Allora roba grossa. C'è una predica in arrivo. Ecco qua, va bene così? Comunque lo so già quello che devi dirmi. È molto tempo che non ci vediamo. Speravo che fossi cambiato. Sono cambiato. Sì. Sei cambiato in peggio. Sei diventato più cattivo. Prima pensavo che ce l'avessi solo con me. Adesso mi rendo conto che ce l'hai con tutto il mondo. E questo significa che ce l'hai soprattutto con te stesso. Ma perché? Perché non mi piaccio. Perché mi sembra sempre di sbagliare. In ogni caso. Non dovevi correre. Avevano ragione gli altri. I piloti sono una massa di imbecilli. Fanno quello che dicono i costruttori. Ma a te non interessa niente che la gente possa vivere o morire. A me non interessa neanche se sono io a morire. Ma ieri hai deciso anche per la vita degli altri. Ti rendi conto che se le corse vanno avanti così possono diventare una tragedia? Mi hai stufato, non voglio più ascoltarti. Invece mi devi ascoltare. Ho provato pena per te e orrore per quello che sei. Come pilota sei il migliore di tutti, forse. Ma come uomo fai schifo. Vattene. Fuori! Parli così perché ormai sei un uomo finito. Disgraziato, questo non me lo... Non mi toccare. Faccia da solo. Ho solo cercato di difendermi. E hai fatto bene. Perché ti avrei spaccato la testa. E allora perché non lo fai? Forza, picchiami! Così sarai contento. Thank you.
Che c'è ancora? Avevo sete. T'è rimasta un po' d'acqua? No, Stefano, ti prego. No, non voglio. Casa Besson, con chi parlo? Daniele, sono papà, come stai? Ciao papà, io sto benissimo. Bene, bene. Mi passi la mamma? Mamma non c'è, uscita a fare spese con Tiziana. Allora, stammi bene a sentire. Devi dire alla mamma che io vado alla casa al mare. E se avete bisogno di qualcosa, telefonatemi lì. Hai capito? Ma allora veniamo pure noi. Beh, non lo so. Parlane con la mamma, può darsi che lei abbia altre cose da fare. Comunque, parlane con la mamma. Ho capito. Daniele, sei ancora lì? Cosa c'è? Sono arrabbiato, non ti vedo quasi mai. Qui a casa mi annoio. Ah, perché non sei andato con mamma e Tiziana? Non mi va di andare con loro. Quella fanatica di Tiziana ormai si comprerà i gipetti. E con la mamma vanno in quei negozi di tutte donne. E io mi vergogno. Ti capisco. Allora, Daniele, ricordati, diglielo alla mamma. Buongiorno, signor Piero. Signor Marco, c'è il signor Piero. Hai visto? Non mi sono fatto pregare per venire. Quando il capo chiama, pronti. Ehi, ciao Piero. Come stai, eh? Sì, sto bene. Sono proprio contento che sei venuto a trovarmi con questa mano. Perché? Adesso te lo spiego. Marisa, mi apri il cancello, per favore. Marco, sei proprio sicuro di sentirti bene? Sì, stamattina camminavo senza bastone. È già qualche giorno che non ho più dolore alle gambe. Beh, ma camminare è una cosa, guidare è un'altra. Appunto, voglio provare. Ci stai se facciamo una corsetta? Con questa? Non ti fidi? No, no, se ti fidi tu. Te la senti di tornare giù? No, no, guida tu. Papà, papà! Daniele! Daniele! Che bella sorpresa! Lo sai che mi hanno scelto per la recita della scuola? Che bravo! Lisa. Ciao. Ciao, Tiziana. Ciao. Daniele voleva vederti, così abbiamo deciso di fare una gita. Che bravi! Spero che abbiate anche deciso di fermarvi a dormire qui. Io non posso, domani devo andare a scuola. Ah già, me ne dimentico sempre. Lisa, ti trovo bene. E a me, papà, come mi trovi? Guarda, sono cresciuto mezzo centimetro. Adesso sono alto 1,19 m. Cresco 1 cm ogni 2 mesi. Fra un po' arriva Tiziana e la supero. Non credo, eh. Tiziana ha le gambe il doppio delle tue. Sì, però storte. Ah, Daniele. Così Tiziana non va tanto bene a scuola. Non è mai successo. Hai parlato coi professori? Dicono che studia poco, è distratta.
È un momento un po' difficile. È colpa mia. È l'età. Sta diventando una donna. Sì, però ce l'ha un po' con me. Oggi mi ha salutato appena. Passerà. L'altro giorno Pistone è venuto a salutarci. Mi ha detto che tra poco riprendi. Pistone parla troppo. Come mai usi ancora il bastone? Credevo che il medico ti avesse trovato completamente guarito. Il medico può dire quello che vuole, ma io non mi sento ancora sicuro. E poi l'idea di tornare alle corse non mi alletta più tanto. Stai dicendo sul serio? Sì. Che ti sta succedendo? Dimmi la verità. Ogni tanto rivedo la scena dell'incidente e ho paura. In questo momento non potrei guidare neanche una 500. Io ho finito con le corse. Ti passerà, vedrai. Tutto quel coraggio che hai sempre avuto, un giorno o l'altro verrà fuori di nuovo, perché è tanto. Devi solo avere un po' di pazienza. Ma come, non sei contenta? Mi hai sempre chiesto di smettere. Lo so. Ma non so immaginarti senza le corse. Ci moriresti. Ci si abitua a tutto. Una volta non avrei pensato di poter passare un solo minuto senza di te. Invece è successo. Credevo che la fortuna non mi avrebbe mai voltato le spalle e mi sono ritrovato in fondo a quel fosso. Ci si adatta veramente a tutto. A quasi tutto. Sì, a quasi tutto. A starti così vicino e all'idea di non poterti abbracciare. Non mi abituerò mai. È un bacio vero o un bacio finto? Come sarebbe finto o vero? Guarda che so tutto! In quello vero l'uomo e la donna respirano insieme, in quello falso ognuno respira per conto suo. Andate piano, eh? Sì. Ciao, Daniele. Ciao, papà. Ciao, Tiziana. Ciao. E cerca di studiare. Ciao. 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 La gente dice, or vedo, era pur grande, pendono qua e là dalla corona i nidietti della primavera. Dice la gente, or vedo, era pur buona, ognuno loda, ognuno taglia, a sera ognuno col suo gran fascio va, nell'aria un pianto d'una capinera che cerca il nido che non troverà. Allora, Perlozzi, non le vuoi dire questa quercia caduta? La quercia caduta, ma se l'ho appena detto. Vabbè, la ridici un'altra volta e dillo bene, sennò ti metto un brutto voto. Su. Dov'era l'ombra, o se la quercia spande morta, né più coi turbini tenzona. La gente dice, or vedo, era... Vabbè, bravo, 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 vai a posto e ti metto un bel voto. Vai, vai. Ti piace ancora il coniglio? Certo, poi cucinato da te. Ti fermi qui un po' di giorni oppure scappi subito come sempre? Posso restare tutto il tempo che mi pare. Non ho nessun impegno. E con Lisa come va? Non c'è male. Ci sentiamo ogni tanto. È venuta a trovarmi nella casa al mare con Tiziana, Daniele. Davvero? Siamo buoni amici. Moglie e marito non possono essere amici. Ah, io invece penso di sì. Oh, certo, ai nostri tempi magari no. È difficile, lo capisco. Ma perché no? E invece io non ci credo. Oh... Perché sta cosa del tempo non passa? Oggi è come 2000 anni fa. E poi... Lisa ti vuole bene. Sì, te l'ho detto. Ci vediamo, ci sentiamo. Certo che ci vogliamo bene. Allora perché non tornate a vivere insieme?
E come la fai facile tu, mamma, eh? Sono io che ho sbagliato. Piuttosto, dai, vieni qui a sederti. Stai sempre in piedi, non sei stanca. Stasera non vedi Capitol? No, 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 per favore. No, c'è più tardi. Dai, mamma, dimmi come va la storia fra il senatore e Clarissa. Si sposano o no? Perché sai, mi sono persa l'ultima puntata. Mi prendi in giro? No, no, non scherzo. Lo vedo sempre anch'io, Capitol. So anche che il senatore è uscito dal coma. Mi prende sempre in giro, eh, Saverio? Perché tu e papà non fate un bel viaggio insieme, eh? Come? Sarebbe tante bello, volte. Sì. Ve l'offro io. Vienna, certo. Londra, Parigi. New York, sì. Passami il piatto. Senti, volevo domandarti se hai notizie di Stefano. L'hai più visto? Sì, una volta. Non viene mai da noi. Non scrive, non telefona, è come se fosse morto. Se almeno fosse felice. Non importa se non si fa sentire, se non telefona mai. Mi basterebbe sapere che sta bene. E invece lo so che sta male. Che è tanto solo. Sai, io ho sempre immaginato che il giorno in cui sarei andato in pensione sareste stati tutti qua. No, 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 grazie, no. Attorno a questo tavolo. La mamma, tu, Lisa, Tiziana, Daniele e Stefano. E invece mi avrei mostrato il regalo dei miei colleghi di scuola, voi mi avreste chiesto un brindisi, io vi avrei recitato una delle mie poesie. In 40 anni di matrimonio non mi ha mai recitato poesie. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta. Ogni lingua diviene tremando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Che bello! Avevo voglia di stare un po' con te. C'è un ragazzino pieno di riccioli che viene sempre a casa a fare i compiti con Tiziana. Credo che sia un po' innamorato di lei. Davvero? Ma Tiziana è una bambina. Beh, non tanto. Sei geloso? Un pochino. E dimmi, ma com'è questo ragazzino? È carino, gentile. E che cosa fanno quando stanno insieme? Ma te l'ho detto, i compiti. Però un giorno li ho visti fuori della scuola e si tenevano la mano, come noi due adesso. E questo è l'amore? Sì. Mi scusi, ma sono un po' indecisa. Se sapesse io. Lo sono tutte le mattine. In che senso? Non so se rimanere qua o andare al lago. Per fare il bagno? Sì, ma con una pietra al collo. Ti piace? Carino. L'hai preso per Tiziana? No, per me. Mette allegria, mi piace. Allora voglio regalartelo io. Grazie. Guarda cosa ho comprato. Ero un mago da ragazzino con questo. È per Daniele. Aspetta, faccio io. Oh. 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 Devi farlo riapporre. Adesso vai su e giù col braccio. Ah, ecco. Ecco, così il braccio.
cosa vuoi? Lo vedi quel monastero? Adesso è un albergo. Una volta credevo che fosse abitato da fate e da principesse. Dal lago saliva una nuvola e lo copriva tutto. E ho sempre pensato che fosse un posto magico. Ti metteva paura? Qualche volta. Sai, mia madre mi raccontava che c'era una bellissima principessa che scappava per le stanze inseguita dall'uomo nero. Andiamo lì. Non c'è niente da vedere adesso. È un albergo. Andiamo lì. Voglio fare l'amore con te. Davvero. Si è fatto tardi, devo tornare a casa. Allora pensi che sia meglio che non venga stasera? No, meglio di no. Voglio prima parlare con Tiziana, spiegarle tutto. Ci vediamo domani. Va bene. Mi hai già detto tutto. Perché piangi? Ma non lo so, davvero. Forse perché una giornata così bella mi sembra quasi impossibile. Vedi, anche la macchina non vuole che tu parta. Rimani. Ciao. Ciao. Sono le tre, la casa è muta, papà non c'è. Te voglio bene, sai, te voglio tanto bene ormai. Mi dai un po' d'acqua? Sì, là dove il mare luccica. Marco, sei proprio felice oggi. Ti sto preparando una bellissima sorpresa. Ah. Hai incontrato qualcuno oggi pomeriggio, eh? Ho incontrato una principessa, mamma, bella come te. Là dove il mare luccica. Marco! Corri! Marco! Giovanni, che c'è? C'è stato un incidente sulla strada per Omegna. C'è la macchina di tua moglie. Guido io. Thank you.
Lisa! 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 Perché non mi hanno portato con loro? Qui da solo mi annoio. Tra un po' tornano. Hanno detto che stanno via solo un paio d'ore. Sì, però la mamma non torna. La mamma è dovuta andare in Svizzera per una cura, lo sai. Non mi poteva portare con lei? Nonno, è vero che va in pensione? Sì. Ormai mancano 3 mesi all'alba. Che alba? Si diceva così quando fra soldati si parlava del congedo. E che cosa ti regaleranno i tuoi colleghi? Pascoli. Tutto Pascoli. Rilegato in pelle. Tu lo sai chi è Pascoli, Daniele? O Clementino vestito di nuovo. Come le brocche di Bianco Spino. Bella pizza ti regalano, nonno. Non portarla, Tiziana. Se ha deciso di rimanere in camera sua, si vede che non ha fame. Non è per lei, è per la mamma. La metto in frigorifero per quando torna. Lasciami, papà. Sto scrivendo. È il tuo diario? Sì, ma non puoi leggere. Non volevo leggere. Volevo soltanto chiederti se... Per favore, papà. Voglio stare da sola. Non è meglio se parliamo un po'? Non voglio parlare con te. Ma se non parli con me, con chi parli? Eh? Io parlo con la mamma. E scrivo. Thank you.
Buonanotte, tesoro. Mi dispiace, Marco. Ti ringrazio, Stefano, ma adesso voglio restare solo. Cerca di capire. In questo momento non voglio vedere nessuno. Voglio parlarti. Un'altra volta? No, adesso. E allora? Sono venuto per chiederti di tornare di nuovo a correre. Queste sono cose che non ti riguardano. Ti ricordi quando venivi al paese? E mi dicevi che dovevo avere il coraggio di partire. Quando si sta con l'acqua alla gola, non è vero che si impara a nuotare. Ci si lascia andare. Adesso lo sai anche tu questo, vero? Sei diventato come me, come ero io allora. Vai sempre più in basso. E non trovi la forza per risalire. Ti prego, torna a correre. Volevo solo dirti questo. Ciao. Soprano bambino, la notte che già fu si buia risplende d'un nastro divino. Or su, cornamuse, più gaie, venite, pastori e massaie. Non siete, non molli tappeti. Non siete, non molli tappeti, ma come nei libri hanno detto da 4.000 anni profeti, un poco di paglia per letto. Per 4.000 anni s'attese quest'ora su tutte le ore. È nato il Signore, è nato nel nostro paese, risplende d'un nastro divino la notte che già fu si buia. È nato il soprano bambino. Sovrano, non soprano. Sovrano, non soprano. Alleluia, alleluia. Sediamoci qui. Sì. Allora, cosa mi dovevi dire? Non è molto facile. Però tu sei un ometto e certe cose le devi capire. Delle volte nella vita succedono delle cose che vanno in un modo sbagliato. Ho capito. Non ti è piaciuta la recita? No, non volevo dire questo.
Allora sono io che ho recitato male. No, tu sei stato il più bravo di tutti. Dici sul serio? Sì. Veramente, papà? Certo. Diglielo alla mamma quando torna. Sai come sarà contenta, mi ha preparato lei. Sì, certo, glielo dirò alla mamma. Ed eccoci in Finlandia, per uno dei rally più affascinanti del campionato del mondo. Questa è la terra di Mikkola, di Allen, di Salonen, del compianto Toivonen, di Kankkunen. Ma questa volta l'uomo da battere è uno solo, Stefano Besson. Con lui Saito, Stanton, Berger, Labussier hanno un conto da saldare e lo vogliono fare qui, al Rally dei Mille Laghi. 5, 4, 3, 2, 1, go! Apri il rettilineo per 600, vai, vai, adesso di 5 e dritto per 300. Destra media verso dosso, poi dritto 200. È laggiù. Meglio usare il direzionale, lo vado a prendere subito. No, aspetta Giuseppe, invece ti fai la macchina, la gente, un po' d'ambiente, ok? Ci vediamo più tardi in albergo. Ma come? Con tutto quello che è successo noi ci facciamo l'ambiente. Per favore, fa come ti dico, va bene? Quanto tempo ho sognato un casco come questo? Un casco col mio nome stampato sopra. Stefano, era impossibile evitarlo. Mi hanno detto che stava attraversando la strada subito dopo la curva. Avrà l'età di Daniele. Ed è bello proprio come lui. Stefano, tu hai rischiato la vita per salvarlo. Io sono certa che se la caverà. Perché non ti lasci un po' andare? Perché non provi a farti amare? Non me lo merito. Ti ricordi in Portogallo? Quella sera quando sei venuto a cercarmi. Lo sai perché non ti ho respinto? Perché dietro la tua aggressività ho visto un ragazzo solo, sperduto. E quella sera anch'io mi sentivo tanto sola. E ho avuto la sensazione che tu avessi veramente bisogno di me.
Tu sei ancora innamorata di Marco? Sì. Però quella sera con te è stato bello. Correva così felice. Forse inseguiva uno scoiattolo. Prima ne ho visto uno su quell'albero. Telefonarmi dalla Finlandia. Devi parlarmi di Stefano, vero? Però andiamo in un posto più tranquillo. Ti va? C'hai qualche bagaglio? Sì, ce l'ha. Oh, ciao. Stefano. Ciao. Ci vediamo dopo. Ok. Ciao. Ciao. Allora, come va, Fabrizio? Sono stanca. Sai, questo lavoro mi piace sempre di meno. Non è strano per una come me che ha cominciato con tanto entusiasmo. È anche un po' colpa mia, vero? No, tu non c'entri. È proprio il mondo delle corse, sai, che è troppo... È diventato caotico, assurdo. Beh, ormai è diventato troppo anche per una come me. Senti, Marco. Stefano sta male. Tu sei veramente l'unica persona in questo momento che lo può aiutare. In questo momento non c'è nessuno che possa aiutarlo. No, ti prego, credimi, tu sì. Ne sono sicurissima. Gli hai parlato? Diciamo che ci ho provato, ma non credo che sia servito molto. Lui era sconvolto. Ma che ti ha detto? Mi ha detto che quel bambino assomiglia a Daniele. È già ritornato in Italia? Sì, credo di sì. Perlomeno è ripartito dopo l'incidente. Non ha salutato nessuno. Era fuori di sé. Credo che non sappia nemmeno che il bambino è fuori pericolo. Devi fare qualcosa per lui. Va bene. Va bene, gli parlerò. E tu, Marco? Come va? Ce la fai ad andare avanti con i tuoi ragazzi? Ci provo, Fabrizia. Stefano! Stefano, ci sei? Stefano, sei lì? Sono Marco. Daniele, ti vengo a prendere io all'uscita, eh? Mi raccomando, non ti muovere. Ciao. E se non mi vedi, aspettami, capito? Ciao. Ciao. Ma Tiziana, scusa, come fai a venirlo a prendere se noi oggi usciamo all'1:30? Io non entro oggi. Tiziana, ormai sono più i giorni che non vieni che quelli che vieni.
E poi non dimenticarti che quest'anno abbiamo l'esame. Il professore d'inglese dice che se continui così ti boccia. Ma tuo padre non ti dice niente? Non se ne accorge? Tiziana, io vado in classe. Mangiala tutta, eh? Dopo c'è un bel gelato. Sentite, ragazzi, perché non andiamo al cinema questa sera, eh? Sì, andiamo a uno di quei cinema senza tetto. Come si chiamano? Ah, sì, Irene. No, Irene, Arene. Arene. Sì, mi sembra una buona idea. Che ne dici, Tiziana? Così se il film è brutto noi guardiamo le stelle. Io non posso, devo studiare. Domani ho un'interrogazione di italiano e storia. Ma com'è che studi dopo cena? Non potresti farli di giorno, i compiti? Studio quando mi pare. Beh, anche se Tiziana studia, noi ci possiamo andare lo stesso. No, Daniele, è meglio di no. Anch'io mi sento un po' stanco stasera. Uffa! Questo qua mi ha proprio stufato, rovina sempre tutto. Daniele. Che c'è? Raccogli il tovagliolo. Me ne vado in camera mia, perché lei è una scema. Daniele! Raccogli il tovagliolo. Non vedo l'ora di diventare grande. Volevo raccontarti la storia di questo braccialetto. Papà, ho da fare, non vedi? Non vuoi neanche un po' di gelato? No, grazie. Tiziana, io lo so perché tu vai male a scuola. Però bisogna che tu cerchi di reagire, non credi? Ce l'hai con me? Sì. E perché? Non mi va di parlarne, va bene? Tiziana. Per favore, papà, adesso devo studiare. E invece tu parli! Parli, hai capito? Sono stufo dei tuoi silenzi, non ne posso più! È un mese che non mi parli! Non ti parlo più perché mamma è morta per colpa tua. Dopo l'incidente l'abbiamo solo seppellita. Ma lei non viveva più già da tanto tempo. Da quando tu te ne sei andato via. La mamma è morta per colpa tua, per colpa tua. Prima dell'incidente la mamma era tornata a vivere, come nelle favole. Era venuta su al lago e abbiamo passato la giornata insieme, tenendoci per mano, abbiamo fatto una passeggiata. E poi siamo saliti in alto, su, fino a un vecchio albergo. E lì abbiamo fatto l'amore. Ascoltami, Tiziana. Tu lo sai che le persone che si vogliono bene fanno l'amore, vero? Ecco, io e la mamma quel giorno ci siamo voluti bene. Poco prima che lei morisse, ci siamo voluti bene come una volta. È vero, papà. O mi stai raccontando una favola come quando ero bambina? Ecco, la vedi?
Questo l'abbiamo comprato insieme quel giorno. Un braccialetto da bambini che giocano a fare i grandi. Forse per questo che le piaceva così tanto. Mamma. Hai il polso sottile come lei. Papà. Basta piangere adesso, eh? Sì. Il gelato. Si è tutto sciolto. Grazie. Che è successo? Daniele! Daniele! È uscito di qua! Tu guarda dall'altra parte! Daniele! 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 Deve aver capito che la mamma è morta ed è scappato. Vieni subito qui, zio Stefano. Fai presto, per favore. Daniele! 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 Senta, chi ha visto un bambino che correva laggiù in fondo? Grazie. Bisogna papà, chiamare la polizia. Eccolo, zio Stefano, l'ho chiamato io. Finalmente. Stefano. Tiziana mi ha telefonato e mi ha detto di Daniele. L'abbiamo cercato dappertutto, ma non siamo riusciti a trovarlo. Forza, salite. Forse so io dove è andato. Vieni, Tiziana. Mettiti davanti. Su, presto. Dai. Hai qualche idea? Sì, forse lo so. Come te lo devo dire? Rispondi. Io ti voglio bene. Più di nonna, più di nonno, più di Stefano, più di Tiziana. Io ti voglio bene come ti vuole bene papà. Ma allora perché tu non mi rispondi? Daniele. Papà, perché la mamma non mi risponde? Daniele, ci sono io adesso. Mi ha detto che l'avrà ritrovata qui. Dove è andata la sua voce? Ma lo sai, la mamma... Daniele, sono la mamma. Anch'io ti voglio bene. Tanto. E ti vorrò bene per sempre. Mamma! Tu sarai sempre il mio Danielino. Ciao. Lo sapevo che il tuo chiacchierino non era bravo. La mamma me l'aveva detto. Sì. Dorme. Sì, anche Tiziana. Chissà se si ricorderà di questa notte quando sarà grande. Ma io credo di sì.
La gente pensa che per i bambini sia più semplice dimenticare il dolore. Invece a loro mancano soltanto le parole per esprimerlo. È vero. E tu? Ce l'hai fatta dimenticare? Ce l'ho ancora davanti quella scena. Quella curva, il bambino. Più ci penso, più capisco una cosa. Io sono un buon pilota, ma non diventerò mai un campione, perché mi manca qualcosa dentro. Brava, Tiziana. Complimenti. Ti sei preparata molto bene. Hai fatto un bel esame. Vai pure. Papà. Vetterini. Vieni, vieni. Allora. Brava. Grazie, papà. Sei stata bravissima. Ti posso dare un bacio? Ma Luigi, io veramente... Luigi, questo è mio padre. Piacere, Luigi. Marco. Eh sì, lo so, il grande Besson. Ma quando ritorna a correre? Andiamo, Tiziana. Ciao, Luigi. Bella. Va, devi dirmi qualcos'altro. La macchina c'è. Con il nuovo regolamento abbiamo limitato la potenza e lavorato su soluzioni alternative. Ma questa è una macchina molto competitiva e non aspetta che te e te fieri. No, un momento. Adesso capisco tutto. Ecco perché mi avete fatto convocare qui. Ma voi due siete matti. Marco, ascoltami. Prima anche io ero fuori di testa. Ti sono venuto dietro per anni. Abbiamo fatto insieme milioni di... curve, tornanti, controcurve, io non le vedevo nemmeno. Ma adesso basta. Dico davvero, io mi sono tirato fuori. Però eravamo contenti allora, eh? Contenti? Ma che contenti? Eravamo fuori di testa, questo sì. E tutte le sere che tornavamo in albergo, avevamo le ossa rotte, la schiena spezzata, tornavamo senza voce. E certo, quando si vinceva era bello. La gente ci guardava con ammirazione, ci applaudiva. Ma comunque io penso che non valga più la pena di vivere per questo. Io invece penso di sì. Allora la tua risposta è no. Allora la mia risposta è sì. Ma come mai hai detto fino ad ora? Non importa quello che ha detto. Vinciamo il campionato del mondo e poi si vedrà. D'accordo? D'accordo. Quello che nessuno avrebbe mai immaginato possibile si è verificato. Marco Besson non soltanto è ritornato alle gare, ma è tornato a vincere. Ma come nei grandi romanzi popolari, ricchi di passioni e tragedie, cadute e resurrezioni, a contendergli il passo verso la vittoria è suo fratello Stefano Besson. No, senti Taglia, questo è troppo retorico. Marco si è aggiudicato il Monte Carlo, in Nuova Zelanda e l'Acropoli. Stefano ha vinto in Kenya e Argentina. Alla vigilia dell'ultimo rally, quello di Sanremo, Marco e Stefano Besson sono in testa al campionato del mondo a pari punti. Chi dei due riuscirà ad aggiudicarsi questo rally conquisterà la corona iridata. Tu che dici? Chi vince? Ma non lo so, però mi piacerebbe che vincessero tutti e due. Alla partenza Anno Piccola. Adesso te lo posso anche dire. Quel giorno in Finlandia pensavo proprio che non ce l'avresti fatta a tornare a correre. Alla partenza, sono successe tante di quelle cose dopo. E poi io non sono come Marco. Io sono uno che corre i rally soltanto perché non so fare altro. E Marco invece? Marco, lui sa vivere, che è la cosa più importante.
molto più importante delle corse, delle vittorie. Più importante di tutto. Stefano Besson alla partenza. Forza, tocca a te. Ti auguro buona fortuna. Dai, Stefano, dacci dentro. Noi siamo amici, non è vero? Certo, molto amici. Forza. Marco Besson, siamo arrivati alla gara decisiva. Cosa si prova in questi momenti? No, Marco, mi rovini tutto quanto. Devo ringraziarti e non mi va di farlo davanti a una telecamera. Sei bello, campione. Mentre Stefano Besson si avvia alla partenza della... Lo sai che hai rovinato il mio servizio? Si prepari, Marco Besson. Però te lo permetto. Andiamo, vecchio mio. A quel ragazzino là, noi adesso andiamo a suonargli. Puoi dirlo nel tuo commento fin da ora. Va bene, Piero. Ah, senti, dammi un'occhiata a questo ragazzo, eh. È troppo spericolato. Non ti preoccupare, ci penso io. Forza. Ciao. Marco e Stefano Besson stanno correndo la prima delle 30 prove speciali che decideranno il mondiale dei rally. Due campioni ritrovati. Ognuno di loro può vincere. Entrambi hanno il coraggio e la classe per riuscirci. A designare il vincitore sarà magari un fatto casuale, una macchia d'olio, un po' di ghiaia in una curva o una foratura improvvisa. Ma io credo che stavolta non importi chi dei due salirà sul podio del vincitore. Oggi quello che davvero conta è che Marco e Stefano sono qui con uno spirito completamente diverso. Noi siamo stati testimoni della loro storia, che ha avuto momenti difficili e tristi, momenti che anche nell'ora del trionfo non potranno essere dimenticati. Li abbiamo visti soffrire e angosciarsi, e ora li ritroviamo più coscienti, maturati. Sono felice per voi, Marco e Stefano. Dopo la serata conclusiva di premiazione ad Agrigento,